Eccomi qui a fare il video degli preferiti del mese. Sì, avete letto bene. Come ci siamo arrivati? Boh, Serena mi fa. Ma io quasi quasi vorrei fare il video anche degli preferiti di marzo. No, di marzo, di febbraio, perché lei aveva già fatto i preferiti di gennaio. E io dentro di me, mentre lei mi diceva sta cosa, ho pensato, no, ho analizzato un po' il mese di febbraio. Ho pensato, ma io che direi dei preferiti del mese di febbraio? E mi sono resa conto che io di positivo non avrei detto niente. Ma non è che perché febbraio sia stato un mese più disgraziato di altri, o no, grazie a Dio tutti stanno bene, non è successo niente di tragico. Ma per mia natura io tendo ad analizzare le cose, non ad analizzare, a notare le cose negative. Così, mentre Serena in realtà nella sua vita è una persona piuttosto entusiasta, cioè una persona che sa apprezzare le cose, al contrario io tendo a mettere, anzi la mia attenzione tende ad andare sulle cose che non vanno. Un po' come se le cose che sono andate bene hanno fatto il loro dovere, le cose che non sono andate bene devono essere notate e devono essere umiliate. Allora, prima cosa del mese di febbraio che non è andata per niente bene. Tutto questo. Allora, è iniziato all'inizio del mese. Ho avuto una stomatite, una piaga brutta dentro la bocca. Un sabato iniziano a spuntarmi delle macchioline rosse, mi precipito dalla guardia medica che mi dice che potrebbe essere una malattia questa dei bambini, bocca, mani e piedi. L'afta è guarita, la faccia no, non tanto. Ho queste macchioline rosse. E poi che cosa è successo? Quando sembravo vagamente stare meglio, seconda cosa negativa del mese di febbraio, una settimana di vento pazzesco, sembrava di essere a Trieste. Quindi con questo vento, che immaginate la mattina quando esci di casa per andare a prendere la macchina, esci dal lavoro, con i capelli che ti arrivano qui, alla pelle che cosa può succedere? Insomma, fatto sta che siamo arrivati alla fine del mese e questa pelle non è migliorata. Cioè ora siamo a marzo, con un po' di ottimismo posso dire che vedo dei miglioramenti. Per lasciar respirare la pelle non mi sono truccata per una settimana, 10 giorni, quindi la cosa brutta di questo mese di febbraio è stata questa faccia da disperazione. Tra l'altro, il primo giorno che ho deciso di non truccarmi, mi sono non truccata totalmente, cioè mi sono fatta solo le sopracciglia e sono uscita, signore e signori, senza correttore. Uno straccio umano. Categoria, pensavo fosse umore, invece era un calesse. Allora, ad un certo punto, voi dovete sapere che mia mamma oltre ad avere il pollice verde, come ho già detto, ha una capacità innata di far profumare il bucato. In modo particolare quando usa o l'ammorbidente o il sapone felce azzurra. Io qui non ho lo spazio per asciugare le lenzuola e le porto a lei, che invece ha una lavanderia, uno spazio enorme dove stendere i vestiti nostri, tutto il vicinato praticamente. Quando li riprendo, dopo che l'ha lavati con qualcosa di felce azzurra, queste lenzuola fanno un profumo che rimane nella stanza, vi giuro, una settimana. Praticamente arrivo a toglierli e ancora profumano. Si sente l'odore dell'ammorbidente quando apro la porta. Ad un certo punto nel giornalino del Lidl, ma vi parlo di, non lo so, gennaio almeno, direi gennaio se non dicembre, no, diciamo gennaio, avevano portato un sacchissimo di cose felce azzurra, tra le quali l'ammorbidente, il deodorante e anche deodorantini, quelli piccoli in plastica che si tira sulla linguetta e si mettono negli ambienti piccoli. Mi sono comprata anche il bagnoschiuma. Volevo far diventare la mia casa totalmente felce azzurra. Ad un certo punto, da Altigotà, hanno messo in promozione i profumatori elettrici di felce azzurra. Eravamo lì con la Serena e faccio: Serena, ma che faccio? Lo compro? Non lo compro? E mi fa: ma se ti serve, dentro di me penso, c'hai già il profumatore della Glad, c'hai il profumatore quello d'acqua, puff, puff. Onestamente, in tutta coscienza, non mi sembra che tu abbia bisogno anche di un profumatore elettrico. Allora ho pensato: quasi quasi mi compro la ricarica.
la smonto e poi la metto nel profumatore, quello d'acqua. Delirio totale di felce azzurra. E il mese va avanti, quando mi faccio la doccia inizio a sentire: Madonna, sto felce azzurra però. Io tengo sempre almeno un paio di bagnoschiuma nella doccia, andavo sempre a prendere quell'altro. Fino a che mi sono resa conto che a me sto odore felce azzurra mi ha totalmente disgustato, non lo posso più sentire. Il deodorante fortunatamente sta finendo, ma come loro mi dicono è formula senza acqua, profuma più a lungo, quindi non sta finendo mai questo coso. E questo, figurate, io vivo da sola, le lenzuola le porto a lavare da mia mamma, 45 lavaggi, non lo finirò mai. Probabilmente lo smollerò a mia mamma, andrò a prendere un Lenore. Questo lì è stata tutta colpa sua. Sì, mi volevo comprare anche il talco. Con una mia collega dicevamo: andiamo a cercare il talco perché anche lei era pazza di felce azzurra. Niente, non lo posso più sentire. Quando entro nella doccia e sento sto odore di felce azzurra, mamma mia, per carità, basta, finito, addio, adios, felce azzurra, arrivederci. Dunque, andiamo avanti. Categoria acquisto sbagliato del mese. Eccolo qui. Gel smalto semipermanente di Laila, il One Step, numero 52. Dunque, sono andata un giorno che era praticamente c'era questa promozione d'antichità di tutti i One Step a 8 euro e qualcosa. Di solito mi pare che stanno sui 10. Boh, ho detto va bene, io ho un brutto rapporto col semipermanente, ma mi sono detta magari un One Step. Una passata, almeno anche se fa schifo, hai perso poco tempo. Avevo due, diciamo, due desideri di colore, un rosso, che poi sono i colori che porto io, un rosso e volevo un rosa un po' grigio. Mi pare che si dicesse un grege ai tempi, possibile? La Serena lo diceva sempre, non so se era la sua invenzione o se. Volevo un rosa con una puntina di grigio. Ce n'avevo tipo 4 nella mano con una mia amica, gli faccio: qual è più bello? Questo, questo, quest'altro? E fa: no, questo è bellissimo. Eh no, il colore non mi piace perché in realtà è un grigio con una micro sfumaturina rosa. Non mi piace. Secondo elemento nella categoria acquisto sbagliato. Zac, ecco, fantastico. Le ricariche della Glad. Alla Coop c'erano le promozioni grandi marche, tra le quali la Glad. Io lo spruzzino, quello piccolo, non quello più grosso che fa venire gli infarti a tutti. Il mio è piccolo, è abbastanza discreto. Ma le ricariche costano, mi pare, 4 euro. Infatti è lì spento da mesi almeno. C'erano la Glad in promozione, ho detto vai, ne prendi due. Perfetto. Profumo Relaxing Zen. Che tra l'altro mi ricordavo di aver avuto e che era veramente, veramente buono. C'è il disegnino qui. Ho sbagliato, non ci sta nel mio, non ci stanno queste, non c'è modo di farcele entrare. Quindi se qualcuno di voi che mi guarda gli servono queste, mi lascia un messaggio qui sotto, ve le regalo. Ve le mando anche con Corriere Espresso perché terzo acquisto non sbagliato, ma un acquisto involontario, diciamo così. Ho ordinato i cuscini su AliExpress, tutto molto bello, poi magari ne parleremo. I signori si sono sbagliati, ne ho ordinati due blu e due grigi. Ho passato un pomeriggio, vi assicuro, ho passato una domenica pomeriggio nel Mare Magnum de... Mare Magnum o Mare Magnum? Ho passato un pomeriggio sul sito di AliExpress a fare una combinazione di quattro cuscini che mi piacesse. Dovevano essere due blu, due grigi. Due da 50x50, due da 40x40. C'era tutto un equilibrio dietro complicatissimo. Bene, i blu sono arrivati nelle fantasie che io avevo richiesto. I due grigi non c'entrano niente con quello che io ho richiesto. Mi è arrivato una riga, me la riga, cioè non mi ci dice niente la riga, porca miseria, e mi è arrivato un doppione, cioè aspettate, mi è arrivato uguale a questo. Questo io lo volevo, ma me ne hanno mandato un altro grigio. Quindi neanche, non li posso neanche usare perché sono due cuscini uguali, di colore diverso ma uguale. In un gruppo di quattro cuscini non ci possono essere due cuscini uguali, no? Capite che la simmetria è totalmente sbarellata.
Comunque, vabbè, il venditore mi ha rimborsato praticamente il giorno dopo, va bene. Però ecco, tutta la simmetria, l'equilibrio cromatico e geometrico del mio divano è andato a farsi benedire. Numero, non lo so, ho perso il conto. Categoria cibo. Categoria cibo, mi sento di citare questo. Era della linea Deluxe. Quindi figuratevi, ce l'ho qui più o meno da chiuso, ovviamente da dopo Natale, perché le cose sono rimaste lì per tanto tempo. Battuto di olive leccino con acciughe e capperi. Ideale per pasta e bruschette. Bene, no. Intanto è salatissimo. E dice, vabbè, che fai, te l'aspetti? Olive e capperi. Olive, capperi, acciughe. Tutte le cose più salate che si possano mettere in un sugo. Il punto è che, cioè, non è un sugo, lo puoi far diventare un sugo, ma lo devi cuocere. Questo è semplicemente appunto un battuto di olive, basta, sono delle olive tritate mescolate a qualche altra cosa. Quindi niente, sì, magari avrei dovuto essere io più attenta, però se mi scrive ideale per pasta, già se mi avessero scritto bruschette prima, uno poteva essere. Quindi no, infatti vedete, ho già fatto tipo la pasta 2 volte, ancora mi ristagna qui. Lo finirò, sale 2,30. Comunque no, usatelo se lo volete diluire con della panna, con un formaggio sciolto. Quindi no, niente. Ultima categoria, che poi è anche la più piccante, spero di non fare troppe, di non scatenare troppa polemica. Cosa negativa di YouTube. Siamo su YouTube, facciamo un videino, facciamo la categoria YouTube. Allora, potrei tranquillamente parlare del video di Chiara Facchetti che si fa il piercing da sola, però insomma, dai, è un po' come sparare sulla Croce Rossa, ne hanno parlato tutti. Lasciamo perdere. Quello che mi ha veramente disturbato in queste ultime settimane su YouTube è l'espressione che usano alcune ragazze, direi del nord. Non è tanto questo, perché ogni dialetto ha ogni intercalare, perché poi nessuno parla veramente in dialetto, non nei video, però si sentono queste influenze dialettali sia nella pronuncia sia che nei modi di articolare le frasi o delle piccole espressioni. Io ritengo che questa sia un'espressione piuttosto del nord, ma il mio non è niente contro i dialetti del nord, anzi, io adoro i dialetti, mi piacciono tantissimo, dal nord al sud, passando per il centro, che è il mio. Non è questo. Mi urta terribilmente il sistema nervoso l'espressione vado a. Cioè, ma non vado a fare la doccia, vado a fare una passeggiata, vado a fare, non lo so che, a fare la spesa. No, l'espressione vado a. Usata per indicare un'abitudine. Vi faccio un esempio. Ho comprato 5 kg di petto di pollo. No, aspetta, perché così potrebbe andare anche bene. Compro una grossa quantità di pollo e poi lo vado a congelare. Che cosa vuol dire lo vado a congelare? Vuol dire che tu adesso ti alzi, vai e vai a tagliare il tuo pollo e a metterlo nel congelatore. No. Compro 5 kg di pollo una volta a settimana e lo congelo. Oppure che ne so, lo spray disinfettante della Quasar, lo vado a spruzzare nel box doccia. Che vuol dire? Lo spruzzo anche sul box doccia. Se no vuol dire che tu adesso vai a pulire il bagno con il tuo bel cosino della Quasar. O no? Poi tutti abbiamo delle espressioni degli altri dialetti che ci irritano, ci urtano il sistema nervoso. A me a febbraio è stato principalmente questo, perché ho guardato molti video, diversi video di persone che lo usano molto come modo di fare. Ma insomma, io non ho niente contro queste persone, assolutissimamente. È proprio questo uso improprio, perché il significato non è quello, non è una parola dialettale, perché quelle sono tutte belle. Qui è un uso sbagliato di un verbo. Comunque, detto questo, io ho controllato la mia mitica listina. C'è scritto bolletta, ho avuto una bolletta del gas che lasciamo perdere, ma va bene, questi sono dettagli della vita che è meglio dimenticare. Detto questo, io vi saluto perché mi sa che ho parlato tantissimissimo, ma
Come vedete, la mia è proprio un'inclinazione naturale a parlare delle cose negative. Potrei andare avanti per ore. Vi saluto, vado al lavoro e ci vediamo presto. E poi presto arriverà anche il video dei preferiti del mese di Serena, eh?